Mi chiamo Toci Otello, sono un semplice operaio come tanti altri. Sono stato scelto per aggregarmi ai tecnici dell'Istituto Nazionale Luce, che stanno realizzando un documentario che si intitola... È stato per caso che proprio io, semplice operaio, sono stato scelto fra 2000 operai della mia fabbrica per seguire la troupe cinematografica e rendermi conto personalmente di quello che si fa in Italia per l'assistenza e la previdenza per i lavoratori e riferire quindi ai miei compagni. Vedendo tanti uomini al lavoro nei cantieri, nelle fabbriche, nei campi, mi sono reso conto che le fatiche quotidiane che ci consentono di pagare l'affitto di casa, comprare da mangiare, vivere insomma, hanno un valore particolare che noi operai trascuriamo di considerare. Ecco, l'impressione che si va maturando nella mente del nostro operaio è proprio quella che volevamo si formasse, spontaneamente. Difatti, egli intuisce chiaramente che l'assillante lavoro, oltre a procurare la busta paga, realizza qualcosa di più, qualcosa che determina il grado di civiltà e progresso di una nazione. È più che opportuno quindi che lo Stato provveda a tutelare questa fonte dell'economia nazionale. Al laboratorio sperimentale dell'EMPI, che è il centro controllo tecnico per la ricerca metodica delle condizioni di pericolo nel lavoro, un ingegnere elettronico cordialmente spiega al nostro operaio la funzione di alcuni apparecchi. Dopo una sosta davanti ad un banco con strumenti di misurazione per prove in genere e di fronte ad una cella climatica per il condizionamento dei materiali, nel reparto tecnologico assistiamo ad alcune prove materiali. La prova di resistenza di un gancio è abbastanza comprensibile anche per un profano come me. Questo indicatore di carico sotto pressione stabilisce la resistenza che il gancio può raggiungere per garantire l'incolumità nella messa in opera. Il collaudo di resistenza di una cintura di sicurezza mi ha fatto pensare ai guardiafili sospesi nel vuoto. Questa può sembrare una ghigliottina, ma serve a provare la resistenza di un elmetto da lavoro. In questa sezione viene sottoposta una maschera antipolvere a una prova di resistenza alla respirazione, prima che ne venga autorizzato l'uso comune. Il nostro operaio ascolta ora con interesse la funzione del dosimetro che serve a misurare le radiazioni ionizzanti, preservando operai e tecnici da eventuali contaminazioni. In questo reparto ad alta tensione vengono sottoposti a speciali prove di collaudo, sottoponendoli a una carica di 5.000 volt, i guanti di gomma destinati agli elettricisti. Dopo queste rigorose prove, i guanti di gomma possono quindi essere usati con tranquillità. Per le norme di sicurezza sul lavoro si è provveduto inoltre a diffondere tra i lavoratori speciali opuscoletti esplicativi che stimolano la formazione di una coscienza antinfortunistica. Le illustrazioni sono efficaci, talvolta garbatamente ironiche. L'obiettivo della macchina da presa sta inquadrando ora un imponente centro traumatologico dell'INAIL. Questo istituto nazionale è il primo organismo di assicurazione sociale sorto in Italia per la protezione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. L'organizzazione sanitaria, per entità e modernità, rappresenta una delle più avanzate conquiste del paese in campo sociale. 12 centri traumatologici, come questo che stiamo visitando, 6 convalescenziari, 5 centri di riqualificazione e addestramento per grandi invalidi del lavoro, per i quali una speciale gestione ha lo scopo di provvedere al ricovero, alla cura, alla rieducazione e in generale all'assistenza morale e materiale. Ci troviamo ora in uno dei presidi periferici dell'INAM, il più grande istituto di assicurazione contro le malattie, che provvede all'assistenza sanitaria di oltre 2 milioni e mezzo di lavoratori e familiari. Un razionale nuovo sistema, che sarà adottato in tutti i poliambulatori, elimina le snervanti code davanti agli sportelli, dove esperti funzionari rispondono a tutte le richieste. A disposizione degli istituti di assicurazione sociale vi sono oggi in Italia decine di migliaia di medici generici di libera scelta per gli assicurati. Centinaia di milioni di prescrizioni farmaceutiche vengono spedite ogni anno.
Centinaia di migliaia di iscritti accedono nei gabinetti per visite specialistiche. In laboratori come questo vengono effettuate milioni e milioni di analisi all'anno e a milioni ammontano gli accertamenti radiologici. La terapia fisica si pratica ormai in quasi tutti i poliambulatori, ove nulla viene trascurato per dare impulso all'attività scientifica, affinché l'assistenza sanitaria possa avvalersi dei più efficaci mezzi terapeutici. Con questi moderni apparecchi non vi è più pericolo di sbagliare dente. La radiografia indicherà quello guasto. Ad iniziativa dell'INAM, molti centri di alta specializzazione consentono anche all'umile lavoratore di avvalersi delle più moderne risorse del progresso. Visitando il centro di alta specializzazione per la reumatologia dell'INAM, ho avuto la sorpresa di vedere una piscina come quelle che si vedono solo nei film. Questa piscina consente di completare il trattamento a base di medicamenti con una razionale ginnastica nell'acqua. Nelle due palestre, che pure completano il centro, i pazienti riacquistano attraverso ben dosati e studiati esercizi una buona efficienza fisica. Tanti lavoratori compromessi nell'efficienza del loro apparato locomotore vengono risanati grazie a speciali cure con impiego di onde corte, onde sonore, eccetera. Con le cure termali può essere evitato, ritardato o attenuato uno stato invalidante. Per noi è importante sapere che anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dà agli assicurati che tendono all'invalidità speciali cure nei suoi stabilimenti o in quelli convenzionati. Viaggio, cure e soggiorno sono interamente gratuiti. Per tutto il ciclo della vita umana, fin dalla nascita e anche prima, lo Stato proietta la sua opera attraverso gli istituti di previdenza di malattia e assistenziali. Negli ospedali e nelle cliniche convenzionate, i parti assistiti raggiungono ogni anno un'altissima percentuale rispetto ai nati in tutta Italia, che ammontano a 900.000. Mani provvide e attente prestano le prime cure igieniche. La bilancia dà responso soddisfacente. La casa della madre e del fanciullo e le altre istituzioni tipiche nella maternità e infanzia sono dovunque in Italia. Dalle 8.30 alle 17 vengono amorevolmente assistiti nei giorni feriali milioni di bambini le cui mamme debbono recarsi al lavoro oppure sono nella impossibilità di accudire ai propri piccoli. Sotto l'assidua sorveglianza delle governanti, consumata la prima colazione, i bambini si beano nella ricreazione. C'è chi imperturbabile si inizia alla pittura astratta e c'è chi rimedia lavando i panni sporchi in casa propria. I bambini, preventivamente visitati da un pediatra, seguono appropriate diete di alimentazione. Dopo il riposo, un'altra merenda viene consumata prima che i bimbi siano riconsegnati ai familiari. Puntualmente, durante le vacanze estive, milioni di bambini vengono ospitati nelle innumerevoli colonie disseminate nei luoghi più suggestivi e salutari. Quando ero bambino, le vacanze al mare o in montagna le potevano fare solo i figli di gente ricca. Oggi anche i figli dei lavoratori possono passare gratuitamente le vacanze nelle colonie organizzate dai vari enti. I risultati li vediamo con soddisfazione nella salute e nell'allegria dei nostri ragazzi. Dalla fanciullezza alla vecchiaia. Si conclude così il ciclo della vita serenamente. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvede a dare la pensione a circa 4 milioni e mezzo di ex lavoratori per un importo di 560 miliardi. Alla loro salute provvede l'INAM, dando particolare assistenza sanitaria a circa 4 milioni di lavoratori pensionati. Tenere mani trovano ancora in quelle dei vecchi una valida affettuosa guida verso la vita cui i bimbi vanno incontro.